cari amici, riprendiamo la nostra abitudine di fare una rassegna stampa. Io spiego perché noi vogliamo fare questa rassegna stampa, perché il giudizio critico che noi diamo nei confronti del comportamento del governo o di azioni paragovernative è espresso in maniera più che esaustiva dai media. Sono i media che ci dicono esattamente che cosa è successo, ma ce lo dicono indirettamente. Quindi noi dagli articoli riprendiamo le considerazioni che dobbiamo fare in relazione all'attività di governo, che verrebbe, come dire, non compresa in maniera adeguata qualora noi prendessimo esclusivamente per riferimento l'attività di governo, il fatto stesso. Il fatto stesso oggi non significa assolutamente nulla se non c'è l'intermediazione del media, qualsiasi esso sia. Allora partiamo con un libretto di cui consiglio la lettura, è un libretto che è stato pubblicato oggi, che è quanto più, quanto mai importante. Tutti voi sapete sicuramente chi è Paolo Giordano, un grande critico della società italiana, ha scritto moltissimi libri, soprattutto di denuncia delle ruberie che i governanti fanno da sempre. Ma perché io voglio iniziare da questo libretto? Una Repubblica fondata su Sanremo. Perché fondata su Sanremo? Perché si è visto chiaramente ieri sera. Io non ho voluto guardare, anche per rispetto alle vittime del malgoverno italiano, ma ho dato al ultima momento. Fra tutte quel ragazzo di 30 anni che si è suicidato lasciando quella lettera angosciante. Esattamente. Come niente fosse, no? Perché devono tutti cantare, stanno tutti a cantare, tutti a applaudire quello che un dico. Popolo di canterini, esatto. Anche il signor Emanuele Filiberto canterino, sì. E danzerino, sì. E il signor Napolitano canterino, cantano anche lui. Tutti, cantano tutti tra una scorreggia e l'altra. Allora, attenzione, l'operazione Sanremo è stata quanto mai comprensibile a chiunque avesse un occhio critico. Perché? Perché l'aumento di investimenti da parte dello Stato su Sanremo è giustificata proprio dalla necessità di coprire con la canzone e con tutte le idiozie che vi sono correlate, oltre al giro d'affari che conosciamo bene, coprire tutte le porcate che sono venute in luce negli ultimi. No, ma io mi ricordo bene che a febbraio del 68, nonostante il Festival di Sanremo, noi che ci avevamo le palle eravamo sulle barricate a buttare le Molotov, quindi non è che il Festival di Sanremo ha questo appeal così grande dappertutto e ovunque e in ogni tempo, dipende dal materiale umano che c'è a disposizione. È vero, però l'operazione è diventata molto più sofisticata e l'abbiamo visto ieri sera. L'abbiamo visto ieri sera perché a fronte del fatto che la critica che c'è stata, e soprattutto sui media alternativi, era appunto quella della differenza tra le spese per Sanremo e le spese che non hanno fatto per prevenire certe cose e per certi disastri o per riparare, e qui ricordiamo perché anche questo su internet sta volando, la differenza fondamentale tra il regime fascista che in brevissimi mesi mesi ha ricostruito tutto il territorio attorno al Vultura. Esattamente, grazie a un grande personaggio che tra l'altro è morto relativamente di recente, visto l'età, visto che era già uomo maturo quando è intervenuto, il quale ovviamente non si è messo in tasca niente, qui il contrario, qui aspettano con ansia. No, si sono messe in Berta
tutti i versamenti fatti con gli sms sì, e i numeri esatto, di telefono con le offerte a 1 euro o 2 euro per il terremoto dell'Aquila, esatto, per il terremoto del Modenese e per questo terremoto qua. Esatto. Ed è su un fondo del Monte Paschi di Siena che sta rischiando di fallire. 25 milioni di euro. Esattamente, bravissimo. Di mortacci loro. Esattamente, quindi una cosa di una vergogna assoluta. Anzi, diciamo di più, che questi corvi, questi cornacchie, questi schifosi personaggi aspettano la tragedia per potersi speculare sopra. Allora, io vorrei dire di più, perché ovviamente la massa dei coglioni in queste cose non nemmeno percepite, ma era facilmente comprensibile vedendo lo svolgersi di questa manifestazione ieri, primo giorno di Sanremo. Intanto, per far vedere quanto loro sono, come dire, partecipi, hanno chiamato niente o po' di meno che i Salvatori, i quali ovviamente... I Vigili del Fuoco. Tutti, li hanno chiamati tutti, sono tutti. I quali... la mercificazione del dolore. Sì, sono caduti... che squallume, ragazzi. Sì, sono caduti nella trappola, tranquilla, questi bravissimi ragazzi, ma ingenui, tutti quanti, sono caduti nella trappola e lì a raccontare le disavventure, come sono riusciti a salvare quelle 4 o 5 persone, gli altri erano già in una condizione che non potevano più essere salvati. E grandi applausi del pubblico, il quale tra una canzone e l'altra applaude a queste cose. Quindi questa è stata la prima operazione di ammortizzazione del fenomeno. L'hanno ripetuta oggi, non solo, oggi hanno detto grande successo in televisione, grandissimo successo di Sanremo, proprio per far vedere che quella richiesta da parte dei cittadini che si ribellavano a questo schifo di non accendere la televisione o comunque di non guardare Sanremo non è stata accolta. Hanno raccontato la favola incredibile di 11 milioni di persone che hanno visto Sanremo. Questa favola è incredibile perché il numero è alto, non perché gli italiani non siano dei coglioni, è una cosa molto diversa. L'altro aspetto che maggiormente mi ha colpito è come a un certo punto hanno chiamato niente un po' di meno che Crozza, il quale Crozza si è speso a difesa di Conti e della ragazza. A dimostrazione che anche lui è un giullare del re, esattamente come il signor Matteo Renzi e il signor Renzo oddio, come si chiama? Matteo Renzi? No. Renzo Lucia, no? Renzo, chi è? Movimento 5 Stelle. Dipende da quale Renzo. Il capo? Quello che fa il giullare? Quello è Grillo. Ah, è il Grillo, ecco, non mi veniva. Cioè, Beppe Grillo. Grillo. Pensa quanto lo stimo, non mi veniva il nome. Allora, Grillo ha detto Ercicala. Questo Crozza, che sicuramente avrà ricevuto una congrua cifra per dire quello che ha detto, evidentemente è stato obnubilato anche lui, perché ha preso posizione e ha detto col cazzo che io farei qualsiasi cosa senza essere pagato. Bene, se tu lo dici vuol dire che ti pagano sempre. Ma gli italiani sono coglioni, ma fino a un certo punto. E lui ha detto che quelle critiche sono completamente formalistiche, i soldi dati a Conti vanno bene, e l'unica battuta intelligente e seria che ha fatto riferimento sia a Conti, che era un bancario, un impiegato di banca, che alla ex presentatrice di tanti spettacoli, la De Filippi, che invece aveva iniziato la carriera di magistrato. E gli ha detto, adesso voi vi siete incontrati qui, ma probabilmente, qualora aveste seguito tutti e due la vostra carriera, vi sareste incontrati dall'altra parte. Beh, a questo punto di vista la battuta è stata abbastanza simpatica. Per il resto, il buon Crozza, che è un uomo intelligente, evidentemente non ha capito che si è giocato la reputazione.
glielo dico perché io generalmente le azzecco. Io non l'ho mai inculato. No, vabbè, è un buon critico, ha fatto delle trasmissioni veramente critiche della società, però la sua appartenenza era chiara. La sua audience, sì, l'appartenenza la conoscevo. La sua audience era l'audience di le persone critiche di questo sistema, evidentemente lo schizzeranno, e ne sono convintissimo. Continuiamo su tante cose che dobbiamo far vedere. Alcuni articoli, questo è Mafia Capitale sulla Repubblica del 2 febbraio scorso, Odevaine, Mr. Wolf, pagato dalle Coop, risolvevo problemi a prefetto e questori. Allora, io non ci metto assolutamente nessun dubbio, mio caro, che Odevaine, che poi è un nome fittizio come quelli della sua generazione, che cambiano nome a volontà, tanto loro sono protetti dal buon Geova. E questi qui risolveva i problemi a piè prefetti e questori. Non mi stupisce, scusate un minuto. Pronto? Va bene, grazie, ciao, sto facendo un video, ciao. Allora, questo è uno. Avete capito, cari amici, quello che ho detto? Odevaine risolveva i problemi pagato dalle cooperative. A chi risolveva i problemi? Agli spazzini? A quelli che vanno a pulire i cassonetti? A chi li risolveva? A questori e prefetti, va bene? Lo dice lui e lo pubblica Repubblica. A ciascuno si prende le sue considerazioni. Raggi indaga la Corte dei Conti, e qui il discorso di questa Raggi è abbastanza interessante, molto interessante direi, e speriamo che qualcosa venga alla luce, perché non si sa bene che cosa sta succedendo e per quale ragione c'è molto che bolle in pentola, molto. E per quale ragione la ditta Grillo e Casaleggio hanno pensato di mandare avanti, no? nel campo minato questa ragazzotta. Allora, e questo mi ricorda un momento interessante della mia vita, era verso la fine del 1944, mi pare a dicembre del 44, quando arrivarono i canadesi. Io assistetti alla ritirata dei tedeschi, l'ultima pattuglia è passata verso le 2 di notte, ovviamente eravamo tutti svegli, io stavo in una casa colonica di proprietà di mio nonno, assieme a mia madre e ai miei nonni e a mia sorella, e eravamo tutti nascosti assieme ai contadini, eravamo tutti nascosti nella stalla, e io guardavo da un finestrino. A un certo punto vidi avvicinarsi un tale vestito da soldato inglese, lo riconobbi subito dalla divisa khaki e dall'elmetto inglese tipico fatto da a padella rovesciata. Allora, vabbè, era finita la cosa, eccetera, io esco dalla stalla, è tutto finito, i tedeschi sono passati, il sergente maggiore dell'ultima pattuglia ci consigliò assolutamente di mettere uno straccio bianco sulla facciata della casa per far vedere che non c'era nessun cecchino nascosto. Io mi avvicinai cautamente e vidi appunto che questo che si avvicinava era da solo, e i carri armati vennero molto dopo, e questo qui era uno che cercava le mine su questa strada che arrivava diritto proprio all'aia del potere dove noi stavamo. Io avvicinandomi mi accorsi che questo era un negro. Allora, di buio, di notte, negro, come cazzo fatto a vedere? Come hai fatto a vederlo? Stai raccontando una cazzata? No, di notte, all'alba sono arrivati loro. No, tu hai detto di notte erano le 2. No,
poi è negro, pioveva magari. Alle 2 di notte è passata l'ultima pattuglia della retroguardia tedesca. Ma ti sto sfottendo. Ah, ecco. E verso le 7, 7 e mezzo, 8 di mattina, con la luce, vidi avvicinarsi questo qui, che era un negro canadese, vedi caso, oppure un canadese negro. Fatto è che un nigger stava sicuramente a mezzo chilometro prima del primo carro armato e andava avanti con questo detective. E se per caso c'era una mina, era lui che saltava. Non solo se era una mina, ma gli sparava un qualsiasi cecchino, quindi era proprio a una distanza notevolissima. Lo ricorderò sempre. E ricordo ancora questa immagine di questo che camminava alla ricerca delle mine. Allora, questa impressione mi è rimasta anche relativamente al personaggio Virginia Raggi. È un cercamine. Deve far scoppiare delle mine, se non che questo personaggio, Virginia Raggi, risulta che si era assicurata. Non so se quel nigger è quel nigger che era militare, soldato militare, presumibilmente sergente o qualcosa di questo genere, perché sapeva manovrare, cioè, era un nigger di quelli tosti, perché sapeva manovrare il detector, quindi possiamo dire questo, quindi una gradualità doveva aver avuto. E questa qui evidentemente si è tutelata, tant'è vero che c'aveva un'assicurazione, quindi io quando mi parlano dell'assicurazione, lei dice che l'assicurazione è, come dire... Invitiamo a questo proposito a leggere l'articolo di Caroli su albamediterranea.com, che è rivelatore di molti aspetti del perché si utilizzano le assicurazioni per fare certe operazioni. Esattamente, e soprattutto l'articolo si ricorda in maniera molto dettagliata una strana storia di assicurazioni, diciamo così. Allora, e se no che assicurazione fai? No, allora, io vado nel campo minato, ma intanto mi assicuro. Ho nuovo contratto dei vigili, più multe fai, più guadagni. Lunedì 20 gennaio, il messaggero. Illegale. Assolutamente illegale. Ma questo è sempre stato risaputo. La polizia stradale aveva condizioni del genere, Esattamente. Ma già da 20 anni fa. Sì, assolutamente illegale. Non puoi indurre una persona, a una persona che è un operatore pubblico, a, soprattutto in un momento come l'attuale, no? Di ristrettezze economiche, a fare le multe a vanvera pur di recuperare dei soldi. È illegale, no, a questo titolo, è criminale. A questo titolo vale la pena di raccontare l'episodio della mia macchina sequestrata dalla polizia, racconta, di cui mi arrivavano le multe che, essendo depositata nel deposito giudiziario, questa macchina non si sa come e perché andava in giro per Roma a fare infrazioni. Non era il maggiolino magico, no, che va avanti per conto suo, no, non era quello, no, è troppo bella. Quindi qualcuno, o vuol dire che questa macchina volava dal recinto dell'ufficiale del deposito giudiziario, oppure qualcuno inventava Le multe. Le multe a seconda di come gli tornava utile. Certamente. Ripeto, è illegale, così come è illegale quello che si chiama il comparaggio, cioè promettere a un medico regalie, soldi e quant'altro in cambio di una prescrizione medica. Il medico deve prescrivere non dovuta, oltretutto. Il medico deve prescrivere secondo scienza e coscienza e il vigile urbano deve mettere la multa secondo scienza e coscienza. Se no non è legale, quindi invito i nostri amici a verificare bene quale sia il ruolo e la funzione di queste multe e se la multa puzza tanto di forzatura di ricorrere immediatamente al prefetto o al giudice di pace. Caso Raggi, la base Movimento 5 Stelle, noi soli e senza dialogo, in 500 all'assemblea degli attivisti, assenti, sindaco e giunta, accuse ai portavoce, Ferrara, se fossi Virginia sarei qui, i meetup, scollamento con il comune.
Allora, questo è un tradimento vero e proprio. Cosa che noi abbiamo denunciato da prima delle elezioni della Raggi. Esattamente. Per, così per capire che queste cose qua si potevano percepire e intuire, o meglio ancora in alcuni casi anche sapere coscientemente, che sarebbe andata a finire così. Esattamente. E questa è solo una fase interlocutoria. Ne vedremo delle belle nei prossimi giorni. Di sicuro. Di sicuro. Allora, attenzione, non è che noi siamo contro i 5 Stelle in quanto tali. Noi saremmo stati a favore se dietro non ci fosse stata appunto questa coda che si muove, che si agita, una coda a tre punte, capito? Ecco, e lì, cari amici, è peggio per loro, perché noi l'abbiamo sospettato subito, la gente comincia a capirlo adesso e soprattutto... No, l'abbiamo sospettato, l'abbiamo sospettato, l'abbiamo detto e denunciato. Esatto, ma quello potete tranquillamente vedere. Cari amici, lo vedete su Alba Mediterranea, tutte queste cose che noi diciamo, ma se ne stanno accorgendo anche gli attivisti e questo mi fa molto piacere. Sfida Le Pen, via da Euro e Nato, questo è veramente un discorso grosso, ci sono degli articoletti abbastanza interessanti che voi potete vedere su internet e su vari blog e su vari siti, dove si dice chiaramente che la Le Pen è destinata a vincere. Vedremo come va a finire. Noi glielo diciamo in anticipo, allora dai, e questo è fatto. Ultima cosa, questo è veramente interessante, a conclusione di quello che avevo detto prima su Sanremo, il boss Rai del festival tentò di ricattare Berlusconi. Eccolo qua. Questa è la verità di oggi. Attenzione che bella il ricatto, la verità di oggi, eccola qui, la leggo, Charnò, indagato per corruzione, chiedeva una promozione a Berlusconi in cambio del silenzio su Noemi. Sequestrate due lettere. Noemi è una ragazzetta che piaceva evidentemente e faceva la smorfiosa oltretutto con Berlusconi, capito? E beh, queste sono ragazze che hanno quelle certe tendenze. Qui abbiamo ritratto di Perna è un giornalista noto, molto noto, il bello della verità, che ha messo assieme una marea di giornalisti ad altissimo livello. Gente che magari fino a che non andavano in pensione se le guardavano bene di certe cose, ma siccome sono grandi giornalisti e sono solitamente molto ben informati, una volta che sono in pensione scrivono... Hanno meno da perdere. Appunto. I ritratti di Perna, dai congiuntivi alle mai fraintese, Di Maio resiste a tutti gli infortuni. È importante questa cosa, è molto importante... Chi sa, capisce. Chi sa, capisce. Tra parentesi, la Raggi fa parte della cordata di Di Maio. Il governo regala altri 97 milioni ai soliti VIP per la Coppa del Golf. Ecco qui, questa è un'altra che è molto importante. Per fare la Coppa del Golf ci sono 97 milioni per salvare i terremotati che non contano un cazzo, non sono gente snob, non è gente in, non è gente socialmente rilevante, non c'è un cazzo, è chiaro, no? Ecco, e a conclusione, ecco, sì, questo è un dato importante che dimenticavo e che alle quale poi dedicheremo altre interessanti iniziative. Eccolo qua, spesi 42 milioni questa è la magistratura italiana. No, bisogna dire che questi 42 milioni da noi che abbiamo denunciato il Presidente della Corte di Cassazione più di una volta proprio per questi fatti qua, per dissipazione del denaro pubblico,
va detto che la media di, diciamo, dei processi è il 15% di errori giudiziari, cioè esatto. 15 processi e sentenze su 100 sono falsati in qualche modo, comunque errati in molte loro parti, quindi vanno ritrattati, vanno rivisti con altri costi aggiuntivi e più anche risarciti. Esattamente. E questo sapete perché, cari amici? Perché i magistrati lavorano troppo, 19 cause all'anno per uno, è un carico troppo grosso, cazzo di Buddha. Certo. Lavorano troppo, sti ragazzi. Allora, aggiungiamoci quello che dico. Siccome per quanto riguarda il nostro sistema, il magistrato è libero di scrivere quello che vuole, di pensare quello che vuole, e non gliene frega un cazzo, no, della situazione, e men che meno, e qui l'avvocato Cerquare qui presente ricorderà quando noi facemmo un'udienza con un giovane magistrato durante la nostra causa contro Banca di Roma, dove questo giovane magistrato che veniva a sostituire una vecchia magistrata che non sentiva ragioni, questo magistrato disse: io però mi leggo le sentenze. E noi dicevamo: e viva Dio che c'è qualche magistrato che se legge le sentenze. Puoi confermare? Io voglio dire alcune cose, sì, per quanto riguarda i giudici, le devo dire. Sì, esatto. Tante. Voglio dire questo: purtroppo c'è stato un periodo in cui è puntato sulla giurisprudenza per fare ingiustizie che riguardavano gli aspetti tributari, che riguardavano gli aspetti sociali, che riguardavano gli aspetti lavorativi. Però purtroppo, soprattutto in sede amministrativa, ma non solo, anche la Cassazione in sede civile, in questi ultimi 15 anni i giudici sono molto cambiati e hanno preso decisamente, hanno cominciato a emanare sentenze a favore della pubblica amministrazione e sempre contro i cittadini. È una tendenza, auguriamoci che praticamente si reinverta, si dice così, sì, perché deve ritornare come era prima, cioè il giudice deve essere giusto. E invece in questi ultimi 10 anni, forse anche di più, abbiamo assistito, possiamo fare un esempio solo, che basta quello, no? E quello praticamente è, i dirigenti di Equitalia non sono stati nominati secondo la procedura amministrativa di Ricce e quindi gli atti sono nulli, lo hanno detto varie sentenze. La Corte di Cassazione è intervenuta e dice no, anche se quegli atti quei soggetti non sono stati nominati secondo la procedura amministrativa corretta, gli atti amministrativi, no, mi correggo, tributari sono validi. Ecco, questa non è una pronuncia praticamente che il cittadino può accettare, è una pronuncia a favore della, è inaccettabile, soprattutto quando in riferimento a un ente che ne ha commesse di tutti i colori, che non ha distinto gli italiani tra coloro che erano in ritardo di pagamento e coloro che non potevano e coloro invece che c'erano un sacco di soldi e non volevano pagare, no, ha considerato tutti, diciamo, evasori incalliti, praticamente colpendo a più non posso molto probabilmente persone che veramente avevano bisogno di continuare a lavorare e ha messo in ginocchio l'industria italiana. Non dico completamente l'industria italiana, ma perché se si colpisce l'imprenditore poi si colpiscono anche i lavoratori. Quindi parecchio del fatto che l'Italia non è andata dal punto di vista economico è dovuto proprio a Equitalia. Quindi una sentenza a questo favore, e questo è uno dei tanti esempi. E quindi o i magistrati riprendono la rotta della correttezza, mi correggo, dell'equilibrio tra le parti, perché è chiaro che il sistema ha sempre leggermente favorito l'amministrazione, è costituito così rispetto al cittadino, anche costituzionalmente. Però i giudici devono interferire proprio per questo, perché se no. Poi c'è un altro elemento, purtroppo, che dal punto di vista della giustizia mette purtroppo a tacere tutto, e mette a tacere purtroppo anche la giustizia. I costi della giustizia sono troppo elevati, soprattutto
in tempo di crisi il cittadino non lo può sopportare, non li può proprio sopportare, rinuncia a fare la causa. La giustizia è diventata una giustizia per ricchi e questo è insopportabile in un sistema di civiltà, anzi è un sistema che ormai siamo al di fuori della civiltà, perché quando praticamente una persona è costretta prima a fare il procedimento di mediazione, spendere i soldi, poi la controparte in genere forte non si presenta, c'è una doppia spesa, la procedura di mediazione e poi la causa, e poi le cause costano tantissimo, questa non è più giustizia, questa non è più accesso alla giustizia, questa non è più civiltà giuridica, questa non è più civiltà, va cambiato questo sistema e soprattutto va cambiato la comunità europea. Berlusconi aveva fatto una legge nel 2005 che era eccezionale, la 82 del 2005, che penalizzava i giudici che non facevano un cazzo. Ecco perché ce l'hanno diciamo morti con lui. A me dice... Ah, no, è una legge favolosa, tu la conosci? Io ho apprezzato moltissimo l'articolo 111 della Costituzione e il giusto processo, perché quello poi riprende una norma comunitaria, che peraltro è pure poco applicata, che è l'articolo 6 della Convenzione dei diritti dell'uomo. No, volevo concludere questo, che qual è la conclusione del discorso? Che tutto questo malessere, tutta questa tendenza non è un caso. I giudici italiani hanno preso una certa direzione sbagliata, speriamo che si corregga, perché la comunità europea ha preso questa direzione. Perché è sempre più difficile per il cittadino ottenere giustizia in sede comunitaria. Non è mai stato quasi possibile. Perché si impedisce al cittadino di avere tutela in sede comunitaria. E si mettono due entità. E con la scusa che l'una... E quindi una, Equitalia agisce. E che fa? Quando un cittadino si ribella, che cosa dice? No, io non c'entro niente. È stato l'organo che ha emanato... diciamo praticamente il provvedimento è tale che prendo con lui. Attacchi l'organo, io che c'entro, è con lui che ti ha chiesto i soldi. E così è la comunità europea, no? La comunità europea dice no, io che c'entro. Praticamente è lo Stato nazionale che praticamente ti ha emanato quello e tu devi rispettare. Però in realtà poi le cose le decide lui e tu non puoi fare nulla. Non lo sappiamo. Quindi non solo la comunità europea è, come abbiamo tante volte scritto, antidemocratica. Ma anche criminale da questo punto di vista. Ma non consente... Un progetto criminale geniale. Esattamente. Sì, non consente... Perché è graduale. Il solito discorso del cetriolo. Esattamente. Graduale. Ai soggetti della rana la tutela delle proprie ragioni. A meno che non sono istituzioni finanziarie o poteri forti. Allora vabbè, quello è un altro discorso. Allora lì hai voglia... si seguono anzi le direttive di quelli, quindi praticamente i giudici italiani sono così, anche perché poi il peggioramento che c'è stato dei giudici della Corte di Strasburgo dei diritti dell'uomo è stato ancora più remarchevole in senso negativo, non ne parliamo. Nefasto, non rimarchevole, nefasto. Ti dicono che il ricorso è inammissibile e non ti dicono neppure perché. Forse sono stato in Europa l'unico avvocato che per un mio cliente a dire benissimo, ma ci sono delle pronunce proprio comunitarie che invitano a darmi la comunicazione del perché. Perché se me la date, mi date un aiuto a me perché io non sbaglio più. E praticamente aiutate voi anche il vostro sistema. No, la risposta è stata brutta, brusca e stizzata. Stizzosa, certo. Non mi rompere i coglioni. Quindi cosa vuoi? Puoi mettere una sentenza, già la seconda volta mi capita, senza dirmi perché è inammissibile? Siamo di fronte a civiltà giuridica. Italiani giudici italiani? No, è la comunità europea. Questo è al riprova. Di fuori della, non solo della civiltà giuridica, è al di fuori della civiltà. Ma questo a riprova che non è uno strumento in favore dei cittadini, la giurisprudenza e la giustizia addomesticata ai poteri forti, sia nazionale che internazionale, è dimostrazione che non è quello lo strumento per il cittadino per far valere le proprie ragioni. Quindi se vogliamo concludere possiamo dire questo, la comunità europea non solo è al di fuori della civiltà giuridica,
è al di fuori della civiltà, però è costruita talmente bene e se ne parla talmente bene, e che c'è un giro di oltretutto, che non si riconosce questo, che nemmeno si percepisce questo, perché ti dicono che, come è successo ieri sera, un onorevole ha detto, dice, ma ci ha garantito la pace. Ma la pace viene garantita non da una comunità o da un'entità. È veramente di una insostenibilità assoluta. Pace, a parte il fatto che non me l'ha garantita, ma poi se per garantirmela mi devi sottrarre i beni. E i diritti? E i diritti, mi devi costringere i cittadini degli Stati Uniti. Forse era meglio la guerra. Forse era meglio. Come abbiamo detto in quell'occasione di quell'altro video, che poi adesso ritirerò fuori, e anche la querela che abbiamo presentato a lei che ritireremo fuori, noi abbiamo avuto tre governi non eletti che ci hanno procurato più danni del risarcimento danni che c'è costato di danni di guerra della seconda guerra mondiale. Esattamente. E questo per scriverlo e metterlo. Comunque io volevo anche per l'orario, se gli amici sono d'accordo, salutare tutti gli ascoltatori. Io devo finire semplicemente con un'ultima cosa. Buonasera. Ringraziando l'avvocato Cerchiare che ha detto la sua, io voglio finire perché se non ci fossero queste cosette veramente, e non ci fossero delle persone che le denunciano, ma sono denunce che poi alla fine sono ben poche lette. Queste... No, servono solo come testimonianza documentale. No, vabbè, ma come sì, noi lo ripetiamo e quindi questo è quello che noi diciamo. Quello che noi diciamo, con qualche risonanza ce l'ha. Questo è 7 del Corriere della Sera. C'è un ottimo articolo, di una serie di articoli di Gian Antonio Stella, se non vado errato, chiamato Virus. Allora, ma tu sai che hai filmato? Filma anche l'immagine di questo. Se non fosse un paese di cialtroni e di buffoni, questo, certe cose non avverrebbero. Capito? Allora, qui siccome qui ci dice una cosa che io mi ricordo benissimo, quindi mi fa piacere citarla. Allora, il virus dell'importanzite acuta. Importanzite. Che vorrebbe dire? Importanzite. Ah. Un uomo importante. Vedi che abbiamo uno che si veste dei vestiti più strani di questo mondo, vedi questo? Che giustamente riceve i premi, riceve i premi, è importante. C'è un vestito, non si sa mica, guarda le medaglie che c'è, guarda le medaglie che c'è. Bisogna dire agli amici che a noi ogni tanto ci fanno dei regali di targhe, di cose, di blog. Io regolarmente li strappo. Ce li mettiamo come ce li mettiamo, ma sai chi è questo? No. Poteva il fratello di Raffaele Marra chiedere meno di 100.000 euro a un cronista reo di avere ironizzato sui chili di medaglie che grondano dal suo petto come cachi a novembre? Abbiamo visto. Il fratello di Raffaele Marra, ecco chi è la gente, capito? Però è molto bello il finale di questo articolo, me lo ricordo. Dove? E spiegavano le foto del mitico paparazzo, nella rivista Le Ore, che io leggevo, che era una porno rivista, ricordiamolo. No, non era porno rivista, Le Ore, no, dopo è diventato porno per vendere, quando era finito la risonanza di questi scoop, eccetera. Allora, dove spiccavano le foto del mitico paparazzo Tazio Secchiarelli alla Basilissa Nella e all'Augusto Figliolo in vestaglia damascata sopra la didascalia, assorto come in estasi, il principe Lavarello siede sul trono degli avi che egli gelosamente conserva in una stanza del suo appartamento. Titolo immortale sulla corona tempestata di finti diamanti, da mezzo etto, il patriarca me l'ha data e guai a Totò se me la toglie. Allora, che c'entrava Totò in base
riconoscimento come figlio. Vabbè, ma tanto io stasera non devo fare niente, non è che Giuseppe De Curtis, quindi sentiamoci domani un giorno che viene. L'attore rivendicò di essere lui. Non lo trovo. Ma hai capito fino a che punto scherzasse? Eccolo qua, l'erede di Giustiniano, niente meno. Allora, progetto esecutivo, ministero. Ricordo che sì, all'epoca io ero ragazzo. Il principe di Bisanzio. Sì, l'ingegnere non deve ritornare su questa lettera, che sono 12.000 volte che mi dice che la devo leggere. L'ho già capita, so già quello che devo scrivere. Che altro mi devi dire su sta lettera? Allora, io avevo 20, 21 anni, 22, noi andavamo a certe feste, grandi feste pubbliche, no? Organizzate con grande rimbombo, eccetera, eccetera, e andavo in questi strani saloni, dove c'era un'orchestrina che suonava musiche da ballo. A un certo punto della serata vedevi che l'orchestrina si alzava in piedi. Io adesso si alzava in piedi e suonava uno strano inno. Dopodiché entravano dei strani personaggi. No, entrava uno sulla trentina, trentacinquina, vestito col frac, col tight, tutte queste cose così. Un'altra vestita da regina, era la madre di questo. E poi un codazzo di approfittatori che lo seguivano, eccetera. L'inno, i giaculatori, va. Sì, l'inno era l'inno dell'impero di Bisanzio. E questo qui era l'erede dell'impero di Bisanzio. Erano i soliti buffoni all'italiana, anche Totò, bene o male, ci giostrava, però Totò non aveva bisogno di questo titolo, no? Per essere ricco. Perché intendo raggiungere un punto. E allora, questi qui andavano, pagavano, magari si facevano dare un cachet per partecipare, no? Perché negli inviti c'era scritto parteciperà sua maestà l'erede di Giustiniano imperatore. Allora cari amici, l'Italia è questa, ve lo faccio vedere di nuovo, e questi qui bene o male te li ritrovi tutti o al governo o nei paraggi del governo, va bene? Dopodiché cari amici, andatevi a sentire le musichette di Sanremo, capito? Va bene? Sempre so long. Per noi sì, per noi sì. Aspetta che mi faccio un selfie, sì. Mi faccio un selfie. Ah, come mi piace il selfie. Ma no, ma mi piace molto il selfie. Certo. Sono un elfo, mi faccio il selfo. Certo.